Freud nessuno aveva individuato un io che funzionasse così. È il bambino che noi a un certo punto andiamo, che vogliamo andare a recuperare, oppure, perché ci si dà anche quest'altra alternativa, non ne vogliamo sapere di andarlo a ripigliare. Se la maestra si accorge che il bambino è depresso perché gli è morto il gatto, e il bambino, povero il mio gatto, deve scrivere su questi fogli che il bambino è sofferente perché gli è morto il gatto, e fare il lavoro al posto del bambino per far capire che il gatto magari è nel paradiso dei gatti e sta benissimo. C'era sempre, ma non si tratta di scegliere. Si tratta di lasciar cadere, sì. Di non restare fissati, a proposito di fissazione. Allora te ne fai un po' una ragione, prendi lo zainetto a spalla e fai un passino, due o tre avanti, e incominci a vedere che io può essere più forte e puoi andare avanti, se no ci rimane lì tutta una vita. Superare l'Edipo, come dire, significa già andare bene. Vuol dire crescere, no? In realtà, lei ce la c'è a vedere esattamente il contrario. Purché tutto il dramma che Kierkegaard ci viene a raccontare è che lui a un certo punto gli cade il mito del padre, sto totem. Bang. Sofferenza e rispetto al potere nasce nel primo giorno, quando noi ci inibiamo, ci impediamo la possibilità e la nostra competenza di potere come verbo. Il superio è, come dire, il mandante della cultura, cioè di ciò che si dice. Li devi scegliere quelli che ti interessano e lì. Allora si tratta di lavorare, lì si tratta di venirne fuori. Quella sul dolore è la menzogna più di base, come si dice base popolare, che io conosca. Il diritto è preparare la tavola mettendo il piatto, le posate e la sedia, che tu puoi, cui tu puoi sedere e accedere a quella mensa perché c'è un posto che è disposto, che è preparato per te. Che è un'offerta. E che è un'offerta. E tramite quello ci può essere l'offerta della conversazione, del modo inteso.